Volevo fare una telefonata a un amico che abita molto in basso, molto, molto, molto più in basso, non di quei Libera lì di cui parlava una bomber, insomma, decisamente in basso. Per cui Negli inferi. negli inferi, esattamente. Ma mi vuoi suggerire tu qual è? Adesso tolgo perché devo telefonare, giustamente. Mi vuoi suggerire tu qual è il numero? Credo sia 666, però non vorrei Credo che sia sbagliarti. 666, potrebbe essere. Proviamo a fare effettivamente questo numero, vediamo se suona libero. Beh, Ti metto anche tutto schermo. l'ultima volta l'ho trovato nella Jacuzzi. Suona libero? Vediamo. Oh, eccoci, grande Lu. Ragazzi, siamo in diretta con lo zio Lu. Dagli inferi, effettivamente. Sì, stavo presentando Lu. Ascolta, niente, volevo che facessi un saluto, che mi dicessi qualcosa. Sì, vabbè, ma non ti devi lamentare. Ma non ti devi lamentare sempre, cioè oramai ci conosciamo da un po', cioè praticamente mi hai prenotato a metà. Va bene, dai. Sì, ma solo metà, eh. Va bene, dai, facci sapere cosa ne pensi. Adesso ti metto col cornettone, vediamo un po', eh? Ok, eccoci qua. Ehi, là, ciao a te, ciao a tutti i miei futuri ospiti. Stai dando spazio in realtà a una qualche idea di consapevolezza con queste brillanti riflessioni di una bomber. Nonostante i suoi atti materiali, per via del tentativo di educazione che ha messo in campo, mi è sfuggito. Stai spiando nella via di mezzo. Gli esseri umani devono continuare a comportarsi come vitelli, ingrassare con i divertimenti e alienazione. Così saranno perfetti i miei ospiti, ospiti dei miei residence. Regola le tue puntate d'ora in poi, per favore. Io, cioè, in tutta onestà, io speravo in un'accoglienza un pochettino più simpatica, cioè nei confronti di tutti, eccetera. Io le regolerò le puntate, però. Vabbè, ok. Ah, pure. Va bene, ragazzi, vuole fare anche un saluto finale, anche perché vuole salutare il nostro direttore. È vero? Ah, ok. Va bene, dai. Va bene, ecco, guarda, eccolo qua. Aspetta che adesso ti rimetto in linea, per un secondo. Va Ciao bene, Lu. Lu? Dai, grazie. Eccolo qua. Ma certamente ci sentiamo e ci vediamo presto. Che dici, eh? E saluta quel simpaticone di Luca. È un po' che non guardiamo un documentario assieme, io e lui, di quelli che ci piacciono tanto. Passate una buona nottata e ciao a tutti. Ci vediamo presto. Ciao Lu. Va bene, grazie Lu, ti saluta, poi tanto tu lo sai che ti saluto. Va bene, dai, ci sentiamo alla prossima puntata che è dopodomani, mi raccomando, dopodomani parliamo di un personaggio che si è messo la tonaca partendo da comunista, Lu. Si è messo la tonaca partendo da comunista. Va bene, dai. Va bene, dai, a presto. Ciao, 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 ciao Ehi. Lu. Meglio. Te lo saluto, guarda, lo chiamo subito, Luca. Lo chiamo subito. Allora, vediamo un po', andiamo a togliere come al solito il nostro sottofondo musicale, così vi favorisco l'ascolto di Lu quando riusciamo a prendere la linea. Vediamo un attimo, vediamo un po' che cosa ci dirà questa sera. Andiamo e vediamo. Oh, Devil Phone 666. Vediamo un po' cosa ci dice questa sera. Ehi là, Lu! Ah! Stava mangiando il pecorino. Eccezionale. Ah, ma con le cozze? Meraviglioso. Dai, va bene? Sì, ti metto subito in comunicazione. Va bene, dai, eccolo qua. Vai Lu!
Ehi, Teo, buonasera. Sono molto contento di sentirti perché al di là della splendida puntata che stai facendo su Manson, devo dire che sentir parlare di quel prete che contemporaneamente potrà finire qua giù da me a farsi un giro e diventare santo, queste sono veramente, veramente le cose che mi divertono. E lui, io non gliel'avevo detto, ragazzi, il prete che della House of Boys lì, sì, no, ve l'avevo detto, lo stanno canonizzando, tra le altre, lo stanno canonizzando. Senti, Luma, c'è qualcosa in particolare che ti è interessato della puntata di stasera? Che mi dici? Va bene, dai, vai, 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 vai. No, devo dire che fra le tante, insomma, è molto interessante il fatto che Manson abbia detto vi dovreste sentire tutti colpevoli per il Vietnam, tanto quanto noi siamo colpevoli per quello che abbiamo fatto e sono sicuro che vi sentite tali. Insomma, è sicuramente interessante, senza contare con la questione della morte. Prendiamo la morte, la glorifichiamo, che tutto ciò che di reale c'è, la mettono in croce e poi la pregano. Che ti devo dire di più? Manson era un personaggio veramente lucido nella sua pazzia, un simpaticone, e non potrò neanche prenderlo con me perché tutto sommato credo che non sia abbastanza lucido per venire qua giù. Ma scusa, ma quindi sta ancora avanzando nel limbo? O dove cazzo è? Ah no, proprio no. Ah, perché c'è un girone apposta di quelli che fanno la coda all'IKEA. C'è un girone apposta di quelli che fanno la coda all'IKEA in preinferno. Cioè, questo Dante non lo sapevo. Va bene, dai, faccio un saluto finale, dai, ok. Va bene. Dai, Lu. Ok. Dai, 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 dai. Va bene, dai, vi saluto, passate un buon fine serata. Tra l'altro sono contentissimo perché vedo che lì su da voi cadono come mosche improvvisamente e mi stanno rifornendo qua tutti gli androni, ho un sacco di bisogno di manodopera. Ciao Teo, ciao a tutti, passate una buona notte. Tra l'altro mi dicono che la manodopera da te viene pagata meglio probabilmente che quassù. E beh, ha un senso questa cosa. Ok, va bene, dai. Ok, dai, Lu, alla prossima. Alla prossima, ti salutano tutti. Ti saluta Luca, eh. Ti saluta Luca. Ciao, ciao, Lu. Ciao, ciao. Che cosa ha da dirci? Proviamo a telefonare il solito numero. 666, ovviamente. Sentiamo un po'. squilla come i vecchi numeri della te. Oh, Lu, eccoci. Ciao Lu. Hai detto di chiamarmi? Di chiamarti. E stasera è stata lunga. È come l'altra volta. E d'altronde. Ah, l'hai vista? Ah, ok. A parte che tu vedi il tutto lo stesso. Va bene, dai, ti lascio campo libero perché. Va bene. Guarda. Ok, roba tua. Va bene, dai, te li metto in contatto. Eccolo, ragazzi. Vai, Lu. Ehi là, Teo, ciao a tutti. Allora, guarda, visto che quella bestiaccia di Goebbels ce l'ho qua io, ovviamente, ovviamente sì, ho deciso di ridoppiare uno dei suoi discorsi e di gettare là una hit per le vostre discoteche. Oh, mi prendo io tutta la responsabilità, eh. Senti un po' qua. Cosa ne pensi? Un po' fortina? Beh, considera che non abbiamo tutto questo limite al senso dell'umorismo. In ogni modo,
Mi raccomando, mi prendo io tutta la responsabilità di questa cosa. Del resto ce li ho tutti qua, i nostri amici. Sì, ma Lu, tu sei matto. Sì, no, qualcuno ha già apprezzato, ma tu sei completamente... Però perché adesso glielo dico da che cazzo hai fatto. Sì, vabbè, ma questa è roba allucinante. Vabbè, adesso ragazzi ve lo dico, ve lo faccio vedere. Vado a cercare in diretta e ve lo faccio vedere. Vabbè, sì, dai, saluta che stasera veramente hai tirato. Comunque, vabbè, Gigi Dag non può perché già... Però, va bene, dai, fai sto saluto che poi li saluto anch'io, dai. Vai. Va bene, dai, fantastico. Allora, guarda, se riusciamo a organizzare un qualche incontro, io sono sicuro che ce li mangiamo tutti, i vostri DJ alla grande, in attesa che arrivino qua giù da me. Dai, ciao Teo, bella serata comunque, ce li ho tutti qua io in custodia, tutti, ma attendo anche un sacco degli altri di cui hai parlato. Passa una buona serata, ciao a tutti. Vabbè, ciao Lu, sì, vedremo, insomma, speriamo che ti raggiungano in fretta anche un bel po' di altri, se proprio devono, Va bene, dai, ciao, passa una buona serata. Ragazzi, che dire, Lu ha remixato, praticamente ha ricantato un discorso di Goebbels. Io adesso ve lo vado a cercare perché chiamiamo. Mi vuoi suggerire tu il numero, Don DPS? L'ho già fatto in realtà. Vediamo un po'. Oh, eccoci. Ciao Lu, com'è? Stasera abbiamo fatto puntata lunghissima, ma va bene, dai. Sei così aggressivo stasera. C'è tanta gente che secondo me vorrebbe mi vuoi anche rispondere? Fantastico. Vabbè, dai, dici intanto la tua, dai. Dai. Eccolo, ragazzi. Vai, Lu. Teo, tu non hai idea di quanto io sia contento del fatto che finalmente hai fatto chiarezza. Comunque, guarda, neanche gli gnostici ci hanno beccato, in realtà. Io e lui, quel simpaticone là sopra, siamo fratelli in realtà, siamo fratelli. Semplicemente lui vuole ricondurvi tutti alla grazia, io principalmente vorrei tenervi qua giù a divertirvi. Questo è il punto fondamentale. Poi ci sono almeno 6 o 7 mila anni prima di fare un quarto di giro attorno alla galassia. Lo sapevano bene gli ariani. Lo sapevano bene sì gli ariani, un quarto di giro, siamo nel Kali Yuga, nella parte più bassa di evoluzione, fra spirito e materia. E tu te ne stai bello spaparanzato lì, magari ti guardi anche le partite del Milan. Immagino perlomeno, cioè immagino che non ci siano altre possibilità. Senti, vuoi rispondere a quella ragazza là che da Instagram mi aveva chiesto... Ragazzi, aveva chiesto una tizia da Instagram, aveva chiesto un incontro personale con lui. Va bene, dai, ok, eccolo qua, dai. Va bene. Guarda, volevo sgridarti per il fatto che onestamente hai parlato un po' poco del signor Lavey, però confido che farai un'altra puntata, insomma. La faremo. E per il resto, che dire, volevo salutare e ringraziare quella ragazza che aveva chiesto un appuntamento direttamente con me. Ora non so se potrò venire esattamente io, ma voglio dire, manderò un amico e ti garantisco che non ci sarà bisogno di usare quel bastone del comando. Ce lo mettiamo noi assolutamente. Dai Teo, devo scappare, spero che io non sia stato troppo volgare. Sei un disastro, Lu. Alla prossima. Sei un disastro. Va bene, dai, sei veramente, come dire, impenitente. Impenitente. Mi dicono se non ti mostrerai mai, tra l'altro. Vabbè, vedremo. Va bene. Dai.
Passa una buona serata. Ciao ciao Lu. Mi chiamava per darmi qualche considerazione. Vediamo un po' col nostro crack apart phone. Tra l'altro l'amico Dagon mi ha detto, cazzo, un telefono veramente old school, esattamente un telefono dei primi Telecom, Dagon, non SIP, ma riadattato da me alla comunicazione medianica. E crack apart devil phone, andiamo a fare il numero, vediamo un po'. Il fatto che suoni sempre libero mi fa pensare che abbia un ecco, sì, parlavamo del centralino. Ti ho rotto le scatole? Ci dicessi qualcosa. Ma lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. Va bene, dai, ti metto in play, Lu. Abbiamo Lu, ma al solito, e ti... la tua celebrità, sì, ma basta con la celebrità. E ne stavamo parlando proprio un secondo fa. Libertà, celebrità, eccetera. Diglielo che non hai ucciso nessuno. Va bene, dai. Eccolo qua. Vai, Lu! Ehi, da, ciao Teo e ciao a tutti. Tutto bene? Ho visto che state parlando di eroi, che cosa vuoi che ti dica? Più eroe di me? Onore, gloria, amore e orgoglio. Beh, onore, onorevole nella battaglia, gloria, la gloria dell'uomo che porta la luce prima della luce del sole. L'amore, amore per tutte le persone che io ho portato con me in questa battaglia, amore per voi, io sono un umanista. E orgoglio, c'è che ne ha parlato molto male del mio orgoglio, quindi sto seguendo veramente le tue trasmissioni con interesse. Spero che abbiano qualcosa da chiedermi i tuoi ascoltatori, i tuoi amici. Ma io adesso infatti li sto spingendo e adesso farò qualche sondaggio, vediamo un po' se vogliono chiederti qualcosa, così... come facevamo su Instagram, come facciamo ogni tanto su Instagram, insomma, che tu gli possa rispondere direttamente. Va bene, dai, un ultimo saluto e poi stiamo andando, siamo tardi, abbiamo tirato tardi stasera, Lu. Va bene, dai, salutali. Ok, eccoli qua. Vai, vai pure. Sì, vai. Tra l'altro questa sera ti saluto in fretta, ma sono veramente fiero che tu abbia trattato gli eroi con questo equilibrio, con questa trasparenza, oggettività. Che bella parola, se venissi trattato anch'io con oggettività. Dai, passate una buona nottata e come al solito vi aspetto con ansia. Un bacio a tutti. Un bacio anche a te, Lu. Va bene, dai, ci sentiamo venerdì probabilmente, venerdì 13. Ciao ciao Lu, ciao ciao, buona serata, grazie. Che volevo chiedergli anche un piccolo dettaglio, se è possibile fare qualcosa di particolare. Datemi il tempo di fare il numero, che ovviamente è sempre quello. Mi raccomando, crack apart phone, serve per comunicare col nostro amico. Ehi là, Lu, eccoci qua, là ti fai beccare sempre, perché sei un cazzo di esibizionista. Eh sì, è questo il punto. Ci sono un sacco di amici qua stasera e spero andranno sempre a salire. Ma sei stato tu a bloccarmi? Stavo dicendo delle cose che non andavano, sei stato tu a bloccarmi l'audio all'inizio? Lo so che tu non fai robe, tu fai, insomma, sei una persona corretta, tutto sommato. Va bene, dai. Senti, ma io vorrei sentire qualcuno, però mi fai parlare con qualcuno? Vabbè, dai, dimmi la tua, che loro vogliono sentirti, dai, eccolo. Aspetta, Eccolo, ragazzi. Vediamo un po', vai, Lu! Matteo, che piacere. Guarda, devo dirti la verità, non è che siamo poi così in tanti qua, Cioè, perché se non sono pienamente sani di mente, io non me li prendo. Mi piace prendermi la gente responsabile. Quelli che ci sono a tavola, più che altro, non te li posso chiamare. Tu come stai? I tuoi ascoltatori? Come va la trasmissione?
Cioè, ti piace fare le battute tipo quelle che io non posso fare, tipo chi è che vince in un campo di concentramento, la corsa dei 100 metri fra un nazista, cioè quelle battute lì, insomma, ti piace fare, sei un simpaticone. Facciamo Lucifero, che è simpatico umorista, e glielo rubiamo al pelato. Va bene, ok, ci adattiamo, dai. Ok, dai, vuoi fare un saluto all'ultimo, dai. Ok, dai, che poi devo chiudere, siamo quasi un'ora e mezza, Lu. Bella Lu, grande. Va bene, dai, eccoli qua. Quello che ti posso dire è che sono abitudini che aveva anche mio fratello, quello che inizia con la J, là, il simpaticone. Nei libri che sono stati vietati dalla Chiesa, sai quante ce ne sono di queste cose? Assolutamente. L'unica cosa che posso dire è, dai, fanatici religiosi, amici vari, venite a fare un po' di contenzioso con il Teo. E adesso ti saluto e vado a tavola anch'io, mi chiamano, c'è il dolce. Va bene, non voglio neanche sapere che cosa mangiate per dolce. Ok. Va bene, dai Lu. Grazie, ci sentiamo alla prossima. Oh, vediamo qua se ci darà risposte che cosa. Suona libero come al solito, vediamo effettivamente se così è. Oh, eccoci Lu. Lo so che ti ho chiamato l'altro ieri, però. Ah, sta dicendo che stava guardando il Grande Fratello e che quindi glielo dico io, fondamentalmente. Va bene, dai, dacci un parere però su quello che hai visto. Tanto tu comunque lo sai a priori. Va bene, dai, ti metto in comunicazione con loro. Grande Lu. Eccolo qua. Vai Lu! Buonasera Teo, ma tu sai che a parte gli scherzi, quei fenomeni del Grande Fratello mi fanno ridere davvero. Io poche volte ho visto gente del genere, ti assicuro che di gente fenomenale, mettiamola così, ne ho vista tanta e ce ne ho qua tanta. Comunque, a proposito della tua puntata, insomma, il reverendo Jones ce l'ho qua in mia custodia, è veramente un simpaticone, eh? Sappiamo come divertirci decisamente assieme, ma me ne ha fatti scappare un sacco, cioè me ne ha fatti scappare quasi mille. Non è che abbia molto altro da dire. Niente, ripeto semplicemente quanto io ti voglio bene e considera che mi sto perdendo il Grande Fratello, quindi credo di poter dire tutto con questo. Cioè, sostanzialmente mi vuoi bene perché hai deciso di guardare la mia trasmissione con loro, anche con chi ci guardano, e non guardare il Grande Fratello. Quanto siamo alla 75esima? Tanto vediamo. È sempre lontano dal telefono, evidentemente. Eccoci, ciao Lu! Ciao Lu, com'è? Ah, guarda! Sì, ma infatti, va bene, dai, che cosa? Va bene, dai, ti metto in comunicazione subito, dai, sì, dammi un parere, va bene, dai, ok. Eccoli qua, vai Lu, vai. Ehi là, Teo, buonasera e ciao a tutti gli amici. Avete parlato di cose che a me solleticano tantissimo. Ho già un sacco di quella gente qua con me. Tra l'altro ti saluta la contessa Erzsébet, Erzsébet Báthory, non sai che quantità di latte. Praticamente la centrale del latte devo contattare ogni settimana. Fra bagno nel latte e bagno nel sangue è un disastro davvero, in onore a un sacco di quelle band. Eh sì, soprattutto il sangue, mi sa, eh. Soprattutto. Va bene, dai. Sì, ma quello là allora l'hai sistemato. Vabbè. Va bene. Va bene, dai. Va bene, dai, un ultimo, poi devo salutare i ragazzi, mi hanno chiesto. Ok, va bene, devo andare a vedere cosa mi hanno scritto. Dai. Vai, 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 vai.
Beh, a parte che la musica mi garba molto, poi tutte quelle chiese bruciate, quegli assassini indiscriminati, insomma, di che cosa stiamo parlando? Veramente una puntata congeniale, ma io mi chiedo, ma mi farai una puntata su qualcosa di comico, grottesco prima o poi? L'abbiamo in programma. Va bene, a proposito, guarda che quell'amico che aveva chiesto se c'era posto, Ah. il posto c'è. E devi soltanto comunicarglielo. Dai, vi saluto Io. tutti. Passate una buona notte e ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, qualcosa di comico e grottesco. Ciao ciao. Guarda, ce l'ho in programma, Lu. Ne ho parlato oggi con Luca. Va bene. Dai, grandissimo, ti salutano tutti, c'è gente veramente interessante questa sera. Va bene? Dai. Ciao, ciao, ciao Lu, ciao ciao. Oh, la contessa Bathory, beh, come dire, citazione meravigliosa. Bisognerebbe fare una puntata con la per quanto riguarda la contessa.